Bene, amici di Facebook, siamo a Tartanus, la casa delle tartarughe, l'ospedale delle tartarughe. E abbiamo qui con noi una serie di tante ragazze che operano qui in questo grosso centro regionale. Adesso le conosceremo uno per uno. Lei come si chiama? Ciao, io sono Margherita. Elena. Lucilla. Federica. Laura. Daniela. Chiara. Beatrice. Bene, siete tutte biologhe marine, vero? Tutte biologhe marine. E allora, conosciamo queste tartarughe, se ci volete, se mi accompagnate un attimo. Questa come si chiama? Questa si chiama Artù. Artù, e se non sbaglio, vediamo un po' la scheda, la numero 3. Oh, chiedo scusa, Bene, allora, questa tartaruga è la 00733, nome Artù, recuperata il 18 maggio 2013 nel presso Condo Furi, 6 anni 8 kg. La patologia è presenza di parassiti sul carapace e amo allo stomaco, poveretta. E quando l'avete operata questa mimma? Stiamo parlando col direttore qua di Tartanus. Vieni qui, quando la opererete? Non lo sappiamo, perché ancora ha qualche problemino e dobbiamo aspettare che stia bene per poterla operare. E quindi poi sarà liberata nel periodo estivo? Poi? Sarà liberata. Poi certo, sarà bene. Quindi la seguiremo. Guardate che testolina che ha. È una bella tartaruga. Molto bella. Passiamo all'altra, questa è Ginevra. Ginevra schiera. È la seconda, 2. La numero 2, allora codice 001/14, nome Ginevra, recuperata il 26 febbraio 2014, quindi questa è da poco tempo qui. Ha 16 anni e pesa 18 kg. Patologia avvistata alla deriva con evidenti difficoltà nell'immersione e presenza di granchio nella cloaca. Conciata male pure questa. Bene, passiamo all'altra, la numero. Avete la numero 1 questa. Signore, l'ha sbagliata tante volte, perché avete da anche il salutino, forse ci riconosci. E allora che era il numero 1. Sì, ora intervisterò. Codice 005/13, nome Ionia, recuperato il 17 giugno 2013 presso Brancaleone, 5 anni 8 figli. Se non sbaglio questa ve l'ho già presentata lo scorso anno. Sì, sì. Presenza di amo in esofago, rimosso chirurgicamente. C'è anche Mattia. Ah, una nuova mi pare. No, era una vasca. Questa è piccolina, ma preferisce stare immersa. Bene, ed è la numero 4. La numero 4, Mattia. Dice recuperato il 19 ottobre 2013 a Brancaleone, 5 anni, 7 kg, patologia, presenza di amo in esofago, rimosso chirurgicamente. Sì, no, per dimostrare che siamo nazionali e internazionali, puoi chiedere alle ragazze dove vengono. Ok, allora cominciamo da lei. Da dove vieni? Brasile. Brasile, sì. Sì. Io Bologna. Bologna. Lambda. Brescia. Roma. Milano. Bologna. Bologna. Roma. Quindi due da Bologna. E due da Roma. E due da Roma. E qua come vi trovate? Molto bene, molto bene. Stiamo imparando tutti anche molto noi. Bene. Tutti allora, va bene.
faccio vedere una bella carrellata su queste ragazze che sono tra l'altro anche molto belle, quindi. E allora passiamo all'altra tartaruga. Qua niente, questa è Giugno. Giugno lo conosci pure prima, perché tanto tempo. Ed è Giugno. Numero 5, recuperato 22 settembre 2012 a Roccella, 3 anni, 4 kg, recuperato alla deriva, difficoltà nel galleggiamento e nell'immersione, frattura dell'omero e prolasso cloacale. Ebbene, abbiamo finito la carrellata. Grazie per la visita. Niente, verrò spesso a trovarvi ora, perché ormai è un rito. Tutti quelli di Facebook vogliono notizie sulle tartarughe. Grazie a tutti. Grazie, Pino. Grazie.